Buonasera amici, eccoci qua, come di consueto, ormai ogni giovedì, un appuntamento imperdibile con Viaggio nel Movente. Stasera torniamo a parlare di un caso che ci sta straordinariamente a cuore, la scomparsa di Roberta Martucci. Recentemente il GIP ha sciolto la riserva, chi ci ha seguito durante l'ultima puntata sa che durante l'ultima puntata avevamo anticipato che eravamo in attesa della risposta del GIP in relazione a tutta una serie di osservazioni che abbiamo fatto in relazione a questo tipo di situazione. Ebbene, la riserva è stata sciolta e purtroppo il GIP ha archiviato il caso. Stasera però noi parleremo insieme a voi di tutta una serie di problematiche legate al caso che non hanno trovato però delle risposte adeguate al nostro modo di vedere nelle motivazioni che ci ha offerto il GIP e che di conseguenza stasera torniamo a riproporvi. Quindi a tra pochissimo con Viaggio nel Movente. Sigla. Eccoci qua amici, buona serata a tutti. Siete già molto numerosi, stasera è una puntata veramente eccezionale. Allora, con noi abbiamo naturalmente la sorella di Roberta Martucci, Lorella, che è una donna Buonasera. straordinaria e che è fondamentale per questa nostra serata insieme, per capire bene quali sono gli aspetti che non ci hanno soddisfatto e vi preannuncio che non ci fermeremo, assolutamente nessuno di noi ha intenzione di mollare la presa. L'avvocato Fabrizio Ferilli, che naturalmente si sta occupando del caso insieme a me e insieme a Isabel Martina, l'altra, Buonasera. la mia collega criminologa, che insieme a me si è occupata della riapertura del caso. Vi avevamo lasciato un paio di settimane fa in attesa di capire che tipo di decisione prendesse il GIP. Ebbene, la decisione l'ha presa ed è una decisione che non ci piace per niente, insomma, non ce lo nascondiamo. Okay? Stasera vogliamo farvi comprendere perché non ci piace per niente quella decisione e perché effettivamente un po' ci lascia l'amaro in bocca, perché tantissime delle nostre domande, anzi diciamo tantissime delle nostre risposte, non ha trovato il riscontro che francamente ci attendevamo. E quindi stasera, visto che ormai è un caso chiuso sotto profilo giudiziario e quindi pubblico, quindi di questi documenti possiamo adesso mostrarvi la reale esistenza e la portata, stasera insieme appunto a in particolare Lorella, l'avvocato Ferilli e l'autoressa Isabel Martina, vi mostreremo quelli che sono i passaggi che a nostro modo di vedere sono più critici nell'ordinanza del GIP e che effettivamente ci portano a pensare che non sia assolutamente giunto il momento di mollare la presa. Quindi intanto vorrei fare un primo giro di riflessioni, così di considerazioni generali, prima di entrare nel merito di questa vicenda e comincerei proprio dall'avvocato Ferilli. Fabrizio, cosa ne pensi di questa, delle motivazioni dell'archiviazione del GIP? Buonasera. Buonasera a tutti. Come hai ben detto, Roberta, quello che abbiamo letto non ci dà una grande serenità, non ci dà una grande capacità di affrontare quello che abbiamo, il percorso che abbiamo compiuto con serenità. Perché? Perché a tutte quelle domande, a tutte quelle elementi, quelle circostanze rilevate all'interno delle nostre istanze, all'interno degli spunti di indagine che avevamo dato, non è stata data una risposta sulla base di quegli elementi processuali. E che cosa intendo dire? Ci sono state molte vicende che hanno riguardato le contraddizioni delle varie dichiarazioni dei soggetti interessati, dell'indagato, dei soggetti che con lui hanno condiviso determinati percorsi e determinate circostanze all'interno di questo procedimento che stridono gravemente. E l'ordinanza che abbiamo letto è un'ordinanza Stasera che. entriamo nel merito dell'ordinanza, però prima, visto che ce lo chiedono alcuni amici che si sono sintonizzati ora insieme a noi, Isabel, puoi riassumere per sommi capi il caso della scomparsa di Roberta? Quindi che cosa è successo, quando è successo e per sommi capi gli aspetti più critici, insomma, di questa storia? Allora, Roberta Ricordo che è Martucci il 1999, ragazzi, è quindi il parliamo di un 1900. caso del 1999.
Di 22 anni fa. Roberta Martucci scompare nel 1999, è agosto, è il 20 agosto 1999, mentre da Ugento si sta recando a Gallipoli dalle sue amiche. Dalle 20:30 della sera di Roberta non è dato più sapere, cioè lei scompare a bordo della sua auto, tant'è che per diversi giorni insieme a Roberta scomparirà anche l'auto di Roberta. Il 24 agosto 1999 l'auto viene ritrovata in una strada di Gallipoli e viene ritrovata senza chiavi di accensione. Col lato passeggeri chiuso perché all'epoca non c'erano le macchine con la chiusura centralizzata e invece il lato guidatore al quale si poteva accedere senza i documenti dell'auto, quindi senza né chiavi né documenti, che ha lasciato la macchina di Roberta in via Genova a Gallipoli, la lascia senza chiavi e documenti. Sin da subito i sospetti si concentrano sulle amiche che aspettavano Roberta a Gallipoli, queste amiche di Gallipoli. Soprattutto l'elemento dell'auto sarà proprio un elemento che quasi inchioderà queste amiche, perché quest'auto viene ritrovata a 100 metri di distanza dai rispettivi luoghi del lavoro di una e dell'abitazione dell'altra amica. Quindi per 15 anni, ci saranno ben altre due archiviazioni e si indagherà sempre nella pista delle amiche, che pian piano diventerà una pista che abbraccerà tanti altri spunti investigativi, come la partecipazione di Roberta a dei festini, come altre amicizie poco raccomandabili di Roberta. Fatto sta che nel 2015 questa indagine viene chiusa tombalmente e quindi di Roberta, come dice la procura, nel 2015 non è dato sapere chi è responsabile della sua scomparsa. Di certo però Roberta non è scomparsa di sua volontà, ma è morta, però non si può risalire ai responsabili. Riprendiamo il caso noi nel 2016, quindi dopo l'archiviazione del 2015, facciamo un lavoro di studio di 2 anni che ci porta a una istanza di riapertura formale. L'istanza di riapertura delle indagini depositata nel 2017 ha un'iscrizione nel registro degli indagati tanto poi ne parleremo in maniera più Sì. approfondita, della persona da noi che era quella, diciamo, che per una serie di aspetti poteva sembrare quella che doveva chiarire più situazioni che poi leggeremo insomma Noi, dopo. amici, vi preannuncio che noi stasera vi mostreremo dei documenti Sì, ritenuta proprio reali. esclusiva Come del ci siamo nostro arrivati? Come ci programma, siamo arrivati? quelli ritenuti fondamentali, che dimostrano che effettivamente questa persona su cui ci siamo concentrate effettivamente era una persona che di cose ne ha dette tante, Tante. E molto infatti diverse, nel molto 2018 diverse da viene scritto. loro. E infatti nel 2018 viene iscritto ufficialmente nel registro degli indagati. Considerate che in 19 anni di indagine nessuna persona, neanche le amiche, erano state iscritte nel registro degli indagati da parte appunto degli inquirenti. Quindi vuol dire che tutto quello che noi avevamo messo insieme in realtà doveva essere chiarito dagli organi inquirenti. Ci ritroviamo però dopo un innumerevole numero di integrazioni, distanze di integrazione, a questo provvedimento di archiviazione che è arrivato 2 settimane fa. Questo è il caso genericamente. Quindi, giusto per capirci, Roberta Martucci scompare, anzi ve la faccio proprio vedere Roberta, che secondo me ha senso conoscerla anche e vederla, insomma. Perché magari alcuni di voi non conoscono bene la vicenda e potrebbero magari non essersi persi qualche passaggio importante. Allora, Roberta Martucci è questa ragazza, questa bella ragazza qui, che sparisce nel nulla improvvisamente una sera il 20 agosto del 1999. Ora, quel giorno lì però è un giorno un po' particolare. Qui chiederei a Lorella Martucci, che è la sorella di Roberta, che ci ha incaricato di far riaprire il caso, di spiegarci perché è così speciale quel 20 agosto del 1999, perché non è un giorno come tutti gli altri, vero Lorella? No, in che senso? Scusami, Roberta, Cosa non. succede il 20 agosto? Chi è che arriva a casa? Chi è che torna a casa quel giorno? Allora, quel giorno arrivava mia sorella Sabrina da Bologna. E doveva arrivare da Bologna e quindi
Roberta si era offerta di andarla a prendere in stazione a Lecce. Ok, voi siete quattro sorelle, giusto? Cinque, Complessivamente, con cinque Roberta sorelle, ok. cinque. Con Roberta, siamo Roberta più altre quattro sorelle, appunto, questo intendevo. Quindi, Sì. Sabrina, perché è così importante? Magari qui chiedo l'aiuto dell'avvocato Ferilli. Perché Sabrina è una figura centrale in questa vicenda? Sabrina è la sorella più giovane di tutte, ok? Che ha anche dei trascorsi abbastanza complessi, abbastanza dolorosi. Perché Sabrina è al centro di questa storia, anche se chiaramente non è coinvolta nella scomparsa di Roberta? È centrale per quello che abbiamo detto, che stavo dicendo in premessa, dottoressa, su questi aspetti qua. Il 20 agosto del 1999 è il giorno in cui scompare Roberta e, guarda caso, il giorno in cui Sabrina rientra dalla sua residenza a Bologna verso Ugento, Torre San Giovanni. Nel corso delle nostre attività di indagine abbiamo rilevato alla procura che questo soggetto, questa persona, questa ragazza, Sabrina, per l'appunto sorella sia della nostra assistita sia della ragazza scomparsa, aveva avuto delle molestie sessuali, degli approcci sessuali di non poco conto, tra l'altro, ammessi nell'ambito delle indagini dallo stesso indagato con Sabrina. E combinazione questa circostanza si incastona in una serie di dichiarazioni e di interventi che l'indagato compie all'interno del procedimento. Perché nell'immediatezza della scomparsa Di Roberta. di Roberta, il 23 agosto del 1999 il signor Citignola, l'indagato, si presenta con delle spontanee dichiarazioni Che ce l'abbiamo. che stai esibendo, con lo Queste qua auto. sono del 6 settembre del 99. Mi sa che quelle No, altre. No, eccola qui, eccola qua. questa qui. Autocollocandosi nella giornata a mare che Roberta passa, la mattinata del 20, Roberta la passa a mare con due zii più un'altra sorella, la sorella Gina. E la passa in uno stabilimento balneare denominato Cocoloco, mentre l'indagato si presenta spontaneamente il 23 agosto, cioè senza essere, spontaneamente che cosa significa? Senza essere, diciamo, Chiamato. invitato dagli inquirenti, si presenta spontaneamente e dice: io quel giorno ero a mare con quelle quattro persone. Riferendo alcune circostanze, in modo particolare dando degli spunti di investigazione riguardo i rapporti che Roberta aveva con queste amiche di Gallipoli, e collocando questa giornata a mare però in un altro stabilimento balneare, il Malibu. Si sono rilevati queste discrasie, queste diciamo contraddizioni, che sono poi Ti dirò di diventate. più, Fabrizio, una cosa che colpì sia me che Isabel era proprio questa circostanza che questa persona, soprattutto all'inizio di questa vicenda, era molto attiva nel proporre piste, no? In maniera spontanea, perché lui si presentava agli inquirenti Iperattiva. Ci spontaneamente, era sono iperattivo, diciamo. una serie Che il una. giorno 23 agosto, sulla giornata al mare, cioè su quello che ha fatto Roberta il giorno della sua scomparsa, i familiari non erano stati ancora ascoltati. No, nessuno, Cioè, il parliamo, guardate che ragazzi, Roberta sparisce il 20 agosto, eh. Qua 20 siamo il agosto. 23 agosto, eh. Tant'è che Immediatamente dopo ancora dichiarazione. devi realizzare che la scomparsa è davvero avvenuta, lui va subito, si presenta spontaneamente, è il primo, fondamentalmente. E si verifica poi la circostanza che metteva in evidenza Isabel, che solo il 25 gli inquirenti, questa volta però invitando formalmente i parenti, ascoltano i parenti che erano presenti al mare con Roberta quel giorno, i quali non riconoscono presente l'indagato quella giornata al mare, non ne parlano proprio. E in un confronto verificatosi poi successivamente nel 2018, se non erro, negano la presenza di questo soggetto quel giorno a mare. Dunque c'è questa circostanza già
Particolare che il 20 arriva questa ragazza da Bologna, lui si colloca la mattina al mare con Roberta e gli altri parenti e nessuno riconosce questa presenza. In più dà delle indicazioni riguardo alle relazioni che si fa presumere agli inquirenti Roberta avesse con delle amiche di Gallipoli. La stessa circostanza, quest'ultima, viene dallo stesso negata in un'altra dichiarazione, questa volta ascoltato su invito degli inquirenti, ma nel 2007. Mi sa che ce Ben. l'ho, ma non l'ho caricata perché era un po' più complessa da caricare, però ce l'ho integralmente questa Allora, dichiarazione. posso leggerla? Vai, Posso leggerla? certo, Cioè, sì, allora, assolutamente. vi leggo la dichiarazione. Allora, vi leggo la dichiarazione del 23, soltanto lo stralcio che riguarda questa presenza di lui accanto a Roberta Martucci al mare. E poi vi leggo quella nel 2007. Quindi il 23 agosto 1999 Roberta è scomparsa da neanche 72 ore. Lui dice: io alle 9 circa mi trovavo insieme ai miei familiari e a Roberta presso il lido denominato Malibu, sito in Torre San Giovanni, Contrada Fontanelle. Mia cognata Roberta riceveva sul suo cellulare una telefonata. Prima di rispondere, guardava il display e rispondendo diceva: ciao Rory. Dopo una breve conversazione, terminava la telefonata. Alle successive 10:15 riceveva una seconda telefonata e dopo, praticamente, guardando il display, esclamava: ehi Rory. Dopodiché si allontanava dall'ombrellone dove si trovava tutto il nucleo familiare, dirigendosi in acqua non distante una quindicina di metri circa. Quindi questa persona vicino a Roberta, tanto vicina da guardarle il display del telefono e leggere la scritta che era Rory l'amica a chiamarla, e vicino ad ascoltare anche lo squillo della seconda telefonata e di ascoltare questa volta Roberta che dice: ehi Rory, e di vederla allontanarsi dall'ombrellone a circa 15 metri da dove era il nucleo familiare. Questa persona nel 2007, quindi a distanza di 6 anni dalla scomparsa di Roberta, dichiarerà Scusami se subito. ti interrompo un attimo, rispondo a Certo. Frelli. Guarda, tra poco rispondiamo anche alla tua domanda. Un passo alla Certo, volta, ma rispondiamo anche alla tua domanda. Tra pochissimo. certo, Vai. certo. Con riguardo ai fatti per cui ho già riferito all'epoca dei fatti ed in relazione a quanto accaduto la mattina del 20 agosto 1999, intendo precisare che io quella mattina arrivai in spiaggia dopo le ore 9 e comunque nel mentre stava per terminare la seconda conversazione cui avevo fatto riferimento nei precedenti verbali redatti all'epoca. Ricordo perfettamente che tale conversazione, la seconda, si è svolta mentre Roberta era ed è rimasta sotto l'ombrellone con gli altri familiari. Cioè, notiamo che la discrepanza è evidente. Cioè, se mentre nella prima SIT si dice che è sotto l'ombrellone con i familiari, che lui ha assistito guardando il display e vedendo il nome dell'amica Rory, che la seconda chiamata ha chiamato questa Rory e si è allontanata di 15, addirittura di 15 metri, descrive proprio quanto è lontano lui da Roberta, nel 2007 dirà che è arrivato in un secondo momento, nel mentre terminava la seconda chiamata, e questa seconda chiamata terminava presso l'ombrellone insieme agli altri parenti. Posso Quindi, intervenire? C'è anche certo. una cosa da dire, che lui dice che c'era un ombrellone. Gli zii Certo. hanno smentito perché loro l'ombrellone al mare non andavano mai con l'ombrellone, quindi non esisteva nessun ombrellone, anche volendo. Tra le altre cose. Ma il fatto saliente che penso che i nostri spettatori debbano comprendere è che in relazione a quell'intervento volontario del 23 agosto 2009, gli Che è inquirenti questo? del 99, gli inquirenti hanno svolto delle indagini pesanti riguardo a quelle amiche di Gallipoli. Dunque hanno concentrato la loro attività investigativa su quell'indirizzo, quello spunto dato il 23 agosto del 2009, Assolutamente sì. smentito poi nel Fino al 2007, ragazzi, 2007. un'indagine di fatto insistendo, approfondendo la posizione di queste due ragazze che non c'entravano assolutamente niente. Niente. Perché lui Però configura. aspetta, c'è un altro passaggio, ragazzi, che forse chi non ci ha seguito l'altra volta non ricorda o non sa. La macchina di Roberta, che sarà la protagonista di una grossa parte di questa nostra puntata,
e sapete tra poco perché è determinante quello che rappresenta quella macchina e soprattutto la chiave di quella macchina e il libretto di quella macchina sono due elementi centrali. Ma l'aspetto importante è questo, che la macchina viene trovata a Gallipoli e viene trovata a Gallipoli qualche giorno dopo la scomparsa, proprio in prossimità dell'abitazione di una delle amiche e del luogo di lavoro dell'altra. Guarda tu il caso. Ok? Certo. Non c'è nulla che è casuale in questa vicenda, eh? Quel 20 agosto torna Sabrina e anche questo non è, a nostro avviso, un passaggio casuale. Sabrina è colei che l'ha rivelato, l'ha detto lei, l'ha detto alle telecamere di chi l'ha visto, quindi non vi stiamo dicendo nulla di segreto, che aveva ricevuto delle attenzioni malevole sessuali da parte di questo soggetto. Soggetto che in interrogatorio che noi abbiamo, in realtà poi che cosa dirà esattamente Fabrizio? Perché in realtà quello che dice lui in interrogatorio è ancora più interessante di quello che dice Sabrina, No, sostanzialmente. lui, mentre Sabrina davanti agli inquidenti continua a patire una forma di pudore nel non esternare, diciamo, quello che effettivamente compie, ascoltato nel 2018 dagli inquidenti, l'indagato confessa completamente quello che si è verificato e le condotte tenute nei confronti di Sabrina. E gli atti processuali, per rispondere alla chi ci seguiva, che aveva fatto la domanda in relazione alla consapevolezza o meno di Roberta di questa condizione di Sabrina, gli atti processuali, sempre gli atti processuali, parliamo di documentazione all'interno del processo, dimostrano che le amiche di Gallipoli hanno da subito rilevato questo malessere di Roberta nei confronti di questo soggetto, proprio per il comportamento, il tenore, diciamo, relazionale che questo soggetto aveva con Sabrina e con la famiglia. Sostanzialmente, questo è un dato che nell'immediatezza dell'indagine è stato accertato. Sì, il problema qual è stato però, Fabrizio? Che all'epoca dei fatti Sabrina non parlò. Non solo, il problema è stato anche, a mio avviso, per il fatto che la stessa, cioè che una delle amiche che racconta subito, perché viene ascoltata subito il famoso 25 insieme agli altri parenti, questa amica dirà, mi ha raccontato di avere degli screzi con il cognato. Ma praticamente non sapeva indicare nello specifico, cioè sapendo di questi Ragione. screzi, la persona, perché per ricordare bene che queste due amiche conoscevano Roberta da 4 mesi, non erano Sì, amiche storiche, erano due amicizie recenti, due assolutamente amicizie recenti. recenti. Quindi addirittura un'amicizia recente che conosce che questa ragazza fosse infastidita a tal punto da aver confidato questa cosa e non solo. Rory dichiara un'altra cosa importante, ossia io l'ho sentita la mattina, Roberta, ma non era, cioè, ma non era in spiaggia, l'ho sentita alle 8 del mattino ed era a casa, e questo è vero, risulta dai tabulati, e mi ha detto che aveva intenzione di andare a prendere la sorella Sabrina alla stazione di Lecce. Però poi non ci andrà. Perché Noi ci siamo chiesti, e come mai poi la ritroviamo al mare alle 9 del mattino? Cioè, cosa è successo a Roberta? Perché non ci va più alla stazione di Lecce? E là già ce lo siamo appuntati, perché poi la risposta di Sabrina, quella del fatto di aver ricevuto molestie da parte di questa persona, arriva solo quando Sabrina scopre tutte le nostre indagini e quella che era la nostra sì, le pista per dichiarazioni di Sabrina questa persona. relativamente alle molestie subite da questo soggetto in realtà arriva dopo la riapertura dell'inchiesta, diciamo dopo che abbiamo ottenuto la riapertura, dopo che Lorella insiste dicendo io voglio capire che cosa è successo a mia sorella. Anche perché bisogna chiarire a chi ci ascolta che Sabrina non era una ragazza serena. Sabrina all'epoca dei fatti, nel 99, era una ragazza tossicodipendente che aveva delle tendenze di carattere omosessuale, dunque in un paesino chiuso come quello in cui era nata e cresciuta, aveva difficoltà a vivere con serenità questo tipo di condizione e dunque la condizione di tossicodipendenza e di travaglio sull'orientamento sessuale certamente
non la rendeva un soggetto talmente sereno, talmente tranquillo da poter valutare Beh, pienamente noi quello ci siamo anche che stava. fatti l'idea che proprio queste sue caratteristiche di estrema fragilità, che chiaramente erano note in famiglia, l'avessero resa in qualche modo un bersaglio per le attenzioni di questo soggetto. Ma in realtà è un po' tutto il nucleo femminile Martucci. Perché parliamo del nucleo femminile Martucci? Perché poi in realtà la famiglia Martucci in quel periodo stava vivendo da poco anche la scomparsa del padre, no? Quindi del capo famiglia, sia Roberta che Sabrina, erano comunque due ragazze che stavano patendo la morte avvenuta recentemente del padre. Quindi anche questo rende questi soggetti particolarmente interessanti per chi ha comunque delle intenzioni malevole, per chi in quel momento assume l'unica figura maschile a guida di una famiglia, perché è l'unica, è l'unico familiare acquisito, comunque di fatti sposato a una delle sorelle. Quindi E in di realtà. fatto il 20 agosto del 1999 succedono due cose importantissime. Torna Sabrina a casa e scompare Roberto. Queste sono due Questo. circostanze che facciamo un po' fatica a pensare che siano disgiunte. Ok? È evidente, è evidente questo. Soprattutto alla luce di quello che poi Sabrina, finalmente, dopo anni, dopo la riapertura, dopo la nostra istanza di riapertura, finalmente ammetterà, ossia che c'erano delle situazioni molto particolari, molto gravi tra lei e questa persona, già all'epoca dei fatti, cioè già quando Roberta scompare. Ok? Quindi ci sono due circostanze che, guarda caso, convergono sulla stessa data. Torna Sabrina a casa e scompare la sera Roberta. Due circostanze particolarmente interessanti. Io però a questo punto, Fabrizio, vorrei proprio approfittare un po' di te per capire che cosa invece cosa. Ora, amici, credo che sia abbastanza chiaro il contesto, no? Di cosa stiamo parlando, visto che qualcuno chiedeva un po' un riassunto del caso. Se avete qualche dubbio sulle circostanze proprio specifiche del caso, scrivete tranquillamente. Se no, a questo punto noi andremo avanti nella nostra narrazione relativamente a quello che succede quando il GIP prende in mano tutte le carte e decide di archiviare. Non vi nascondiamo che è stata una decisione che noi non approviamo. Certamente ne prendiamo atto per quello che chiaramente dobbiamo fare, ma non pensiamo proprio di fermarci qui. E questo lo dico anche a beneficio di chi ci sta ascoltando, magari, e che pensa che con questa archiviazione finalmente sia giunta una sorta di pietra tombale sulla vicenda. Non è così. Noi continueremo a parlarne perché Roberta merita giustizia e verità. E per quello che ci riguarda, finché ne avremo la possibilità, continueremo a lottare in quella direzione, più determinati che mai. Quindi questo lo dico a beneficio di chi ci sta ascoltando, perché probabilmente qualcuno non ha tutta questa, diciamo, non gradisce così tanto che noi abbiamo tutta questa volontà e determinazione di andare avanti. E continueremo ad andare avanti, perché noi le risposte che cercavamo non le abbiamo ottenute e qualcuno ce le deve dare. Beh, Fabrizio, Dimmi prego. Un po' il GIP, che cosa invece, che ragionamento ha fatto, così la cominciamo a ragionare anche noi su quello che ha scritto il GIP. diciamo Il sviscerare GIP chiede il reato nei confronti di Sabrina è per scritto, sì, il reato nei confronti di Sabrina è per scritto, assolutamente sì, purtroppo sì. il sviscerare tutti gli argomenti dell'ordinanza ovviamente sarebbe No, ma che cosa lì? Il corpo di Roberta non è mai stato ritrovato, ragazzi, se ce lo chiede Julien. No, Roberta non è mai stata ritrovata, non ha avuto neanche la pietà di una degna sepoltura. E per noi questo è veramente intollerabile. Ma in effetti quello su cui noi speravamo di dare dignità alla conclusione di questo procedimento con la dignità di un dibattimento. Il dibattimento avrebbe potuto certamente concludersi con una sentenza di assoluzione, ma avrebbe dato la serenità a tutte le parti di poter discutere di quegli elementi, di quelle circostanze che non hanno trovato, a mio avviso, una soluzione chiara all'interno del provvedimento del GIP. E
Ripeto, trattarli tutti quanti diventerebbe oltre che pesante, ma ci sono alcuni aspetti riguardo quella che Roberta dicevi essere la frenesia di partecipazione all'attività di Sì, indagine. guarda, seguiamo diciamo, la timeline che ci siamo dati noi oggi, no? Cioè, seguiamo proprio le indicazioni, perché i fatti sono secondo noi la strada maestra per la verità, ok? L'altro documento che ci fa drizzare le antenne, che ci pone in allerta, è il ritrovamento dell'auto che avviene 4 giorni dopo la scomparsa. Cioè il ritrovamento dell'auto avviene il 24/8 E sto del mostrando proprio il verbale Roberto, di rinvenuta. come si potrà vincere dal verbale? Il verbale di ritrovamento e di sequestro dell'auto identifica, come indicato da Isabel prima, un'auto priva di chiavi e priva di documenti. Il 6/9/1999, cioè 8 giorni dopo il ritrovamento, con una spontanea dichiarazione, l'ennesima spontanea dichiarazione, l'indagato si presenta agli inquirenti e Ora ve la faccio dice: vedere, eh? Eccola qua. si presenta agli inquirenti spontaneamente, senza mai essere interpellato È direttamente. sempre lo stesso soggetto che si ripresenta un'altra volta, stavolta il 6 settembre del 99, quindi qualche giorno dopo il ritrovamento dell'auto, e anche stavolta Dove si presenta di sua sponte. avverte la necessità di dire che il giorno prima era passato dinanzi al luogo del ritrovamento dell'auto. E fino a qua tutto potrebbe essere letto come una forma di narcisismo, di partecipazione, di esibizionismo all'interno di questo procedimento. Posso leggere quello che dichiara? Sì, Così poi. assolutamente. Vai, vai, Elisabeth, vai. Allora, Che magari gli amici non riescono a vederlo bene. sin dal giorno successivo alla scomparsa di mia cognata, unitamente ad alcuni amici con le nostre rispettive autovetture, ho iniziato delle ricerche di mia cognata e contestualmente della sua autovettura. Ricordo perfettamente di essere transitato più volte anche dal luogo dove è stata rinvenuta in data 24 agosto 1999 la vettura e sono sicuro che l'auto non era in quel posto. Questo lo dichiara il 6 settembre del 1999. Però cosa accade quel famoso, praticamente nel 2007? Vai, Dice inizio e Isabel, leggo io. dicevo, no, io lo tratto, poi lo leggi, Il Isabel. 23 agosto, aspetta che c'è Margaglia che ci chiede una cosa. Il 23 agosto si è presentato la prima volta, dicendo che era al mare, che ha visto Roberta rispondere al cellulare, che era Rory, che ha sentito dire ciao Rory e compagnia cantando. 23 agosto 99, 3 giorni, 72 ore dopo la scomparsa di Roberta. Qui siamo al 6 settembre, sempre del 99, a ridosso del rinvenimento della macchina di Si presenta Roberta un'altra dagli volta inquirenti. spontaneamente. Si ripresenta un'altra volta spontaneamente e dice: guarda che io da lì ci sono passato il giorno prima. Ero insieme a tal Luigi, che però non si ricorda con chi, che voglio dire, ti ricordi perfettamente se sei passato per la strada, ma non ti ricordi il cognome della persona che era con te. Perdonatemi, dal punto di vista della psicologia della testimonianza, qualcosa francamente mi porta a storcere il naso, perché ti ricordi che sei passato da lì, ma non ti ricordi con chi. Curioso, quantomeno. Però lui dice, sì, sono passato da lì e la macchina non c'era. E la macchina di Roberta non c'era il giorno prima del rinvenimento, ok? Dicevo, benché questi comportamenti possono certamente essere presi come una forma di narcisismo, di esibizionismo, di voglia di partecipare ad un'attività, diciamo, sicuramente che all'epoca faceva molto clamore, stridono fortemente con quanto dallo stesso dichiarato sempre l'unica volta in cui, prima del 2018, lui è stato ascoltato formalmente, che è sempre quella dichiarazione come persona informata sui fatti avvenuta nel 2007. E perché stride? Perché nel 2007, adesso poi Isabel leggerà nello specifico, lui non si colloca il giorno prima sul luogo del ritrovamento dell'auto, ma si colloca un'ora, mezz'ora prima del Quindi, ritrovamento dell'auto. ricapitolando,
Nel 99, a ridosso del rinvenimento dell'auto, dice: io il giorno prima sono passato da lì e non c'era l'auto di Roberta. Risentito nel 2007, stavolta non perché si è presentato lui, ma perché convocato dalle forze di polizia, ok? Lui dice un'altra cosa ancora. Dice che non è stato lì un giorno prima al rinvenimento dell'auto, ma un'ora prima addirittura. Isabel, prego. La sera che venne rinvenuta l'autovettura in Gallipoli, io ero transitato in quel luogo circa mezz'ora prima del rinvenimento. Ricordo che ero in compagnia di tale Luigi, del quale al momento mi sfugge il cognome. Ricordo inoltre che la macchina è stata rinvenuta la sera del giorno in cui i giornali avevano evidenziato nelle cronache il fatto che Roberta, la sera della scomparsa, doveva recarsi a Gallipoli. Questa circostanza Cioè, ragazzi, è sconcertante. passano anni perché nel 99, quindi a distanza di immediatezza dei fatti, lui si colloca nella stessa via di ritrovamento dell'auto il giorno prima. Ma con Passano una bellezza di confusione. 8 anni e si trova sempre Luigi, sempre lo stesso Luigi, ma non si sa il cognome, come non si sapeva 3 giorni prima, non si sa 8 anni dopo, ma stavolta è un'ora prima. Ma Un'ora. attenzione, quello che fa la differenza è che la prima volta lo fa con spontanee dichiarazioni, la seconda volta lo fa perché è chiamato dagli inquirenti e lo rende dinanzi al pubblico ministero procedente. Nel Esatto. 2018, quando viene chiamato per chiarire queste circostanze, riferisce di non ricordarsi per il motivo per il quale le ha dette. Cioè, di non ricordarsi perché ha mentito. Ma in realtà Perché non mi ricordo di perché fatto sono sicuramente. delle dichiarazioni completamente contrastanti, ragazzi. Sì, lui dice non mi ricordo perché in realtà non soltanto sulla circostanza di perché dice del rinvenimento dell'auto, anche della giornata al mare. E lui dice: non ricordo perché ho detto quelle cose, ma perché in realtà volevo sollecitare gli inquirenti nelle indagini della ricerca di mia cognata. Ipotizziamo Da un altro aspetto, Isabel. Lui di fatto, da quello che risulta poi effettivamente, al mare con Roberta quel giorno praticamente non c'era. Le famose telefonate, lui non le ha mai viste. Lo dice poi nel Okay. 2007, infatti, Lo di non averle ammette, viste. dopo lo ammette. Allora, perché tu, nell'immediatezza del fatto, la prima volta che si presenta è il 23 agosto del 99, Roberta sparisce il 20 agosto del 99, lui dice di aver visto nel display il nome Rory. Mentre Roberta era al telefono e di averla sentita dire ciao Rory. La macchina viene trovata il 24, lui si presenta il 6 settembre per fare quelle dichiarazioni e poi qui diciamo c'è proprio arriviamo nel cuore pulsante del vuoto che l'indagine ci ha lasciato, no? Esatto. Roberta, che le dichiarazioni date nel 2007 parlano queste Eccole famosissime queste qua. Eccole famose pesanti parlano laddove è evidenziato della restituzione dell'auto ai parenti. Ragazzi, vi chiedo di fare grande attenzione su questo passaggio perché qui, a nostro modo di vedere, c'è il cuore del caso. Cioè, questo, a nostro modo di vedere, è un dato insuperabile. E ora vi spieghiamo anche perché. E ci dispiace molto che il GIP non l'abbia considerato altrettanto insuperabile, ma a nostro modo di vedere lo è e lo resta, anche nonostante la decisione del GIP insuperabile. Una prima riflessione importante è che lui si colloca con questa dichiarazione come uno tra gli elementi che va a ritirare l'auto. Esatto, Perché? aspetta, c'è una cosa di Margaglia si dice, ma scusate, ma per quanto riguarda le dichiarazioni, cambia qualcosa se io mi presento spontaneamente o avendo convocato? Beh, in Certo. un'ottica di questo tipo, se io mi continuo a presentare spontaneamente, neanche mi chiamano, e ho tutta sta voglia di venire a raccontare cose che poi si rivelano neanche corrette, beh sì, ce l'ha un rilievo, eh. Ce Se l'ha il ricordiamo rilievo. che la pista dei festini, gli investigatori battono per 6 anni e lui che con spontanee dichiarazioni si reca alla caserma dei carabinieri e dice in un bar di Gallipoli Attenzione. stavo prendendo un caffè e mi è stato riferito che forse mia cognata è finita in brutti giri, in giri che involgevano dei festini.
Attenzione, E attenzione. l'indagine va in quella direzione, ovviamente non porta Per cinque niente. anni, Prima per cinque anni. Rory e l'altra amica, e non porta niente. Chi c'è sempre alla base di queste segnalazioni? Nell'esame degli Attenzione. altri risulta chiarissimo, c'è lui. C'è sempre lui. Attenzione, attenzione. Riguardo all'osservazione che faceva l'amico che ci sta seguendo, che cosa cambia? Cambia per gli aspetti che avete evidenziato, cioè sull'indirizzo delle indagini, e sicuramente questo è un fatto, ma cambia anche dal punto di vista processuale, nel senso che le spontanee dichiarazioni, se risultano false, non rilevano la violazione di nessuna norma. Le dichiarazioni rese davanti al magistrato, se Certo. sono false, sono un reato. E concretizzano una fattispecie delittuosa. E lui, nel 2018, quando gli viene chiesto perché hai detto queste cose, consapevole del fatto che quel reato era ormai prescritto, dice: non ricordo il perché le ho dette. Questo è un altro elemento tranciante sulla figura di cui stiamo parlando. Ma se adesso, Isabel, leggi la parte relativa all'auto, Certo. possiamo trattare. Certo. Allora, per quanto concerne i documenti dell'auto, gli stessi erano in nostro possesso, poiché consegnatici al momento del dissequestro dai carabinieri di Casarano. Tra gli effetti consegnateci dai carabinieri di Casarano non c'erano le chiavi. Noi, comunque, custodivamo una copia. Allora, lui dice che i carabinieri gli hanno restituito il libretto e che non c'erano le chiavi, ma che tanto loro ne avevano una copia, giusto? Un duplicato, corretto, della macchina. Fissatevi queste informazioni, ragazzi, perché tra un po' salterete sulla sedia. Tra un E pochino salterete. lui dice: noi ci sono stati consegnati dai carabinieri e noi custodivamo una copia, cioè lui e qualche altro soggetto sono andati, lui si dice al pubblico ministero, io e qualcun altro sono andato a ritirare la macchina. A noi è stata consegnata dai carabinieri il documento, a noi è stata consegnata la chiave e avevamo la chiave come duplicato. Che succede poi Infatti, dopo? succede che noi andiamo a verificare questi documenti dell'auto, perché questi documenti dell'auto li abbiamo verificati noi Allora, quando Leonora c'era dice, quindi con la copia ha discrepanze. portato la macchina, ma neanche per idea. Magari Ti annuncio perché, non esisteva nessuna copia delle chiavi. era una Nessuna. sola E chiave. chi ce lo dice? Chi ce lo dice? Ce lo dice il magistrato. Ce lo Guarda qui. dicono gli atti processuali. Ce lo dicono gli atti processuali. Guarda Sono qui. gli atti processuali che ce lo dicono, non sono delle deduzioni della dottoressa Martina, della dottoressa Bruzzone o dell'avvocato Ferilli o una suggestione della sorella Martucci. Ce lo dicono i documenti processuali. Un memoriale della mamma di Roberta e di Lorella parla di una sola chiave presente per quella macchina e di una sola. Di un solo libretto di circolazione che era sempre riposto all'interno del cassetto Beh, del portaoggetti resto, del. ragazzi, non mi risulta che si possa circolare senza il libretto di circolazione a bordo, eh? Parliamoci chiaro. Se vi beccano in auto senza il libretto di circolazione, vi fermano, vi sequestrano il mezzo, eh? Quindi, e all'epoca non è che fosse diversa la normativa, sul punto. Cosa dice il documento del dissequestro dei carabinieri che avrebbero Qua. consegnato Guarda il qui. libretto dell'auto in mano a chi l'ha ritirato? Il verbale di dissequestro dei carabinieri dicono l'auto di Roberta Martucci viene ritirata diciamo, da una delle sorelle di Roberta Martucci, Sì, nonché la eccolo qua. moglie della persona indagata, e Verbale di noi restituzione. consegniamo priva di libretto e priva di chiavi. Questo dice il verbale dei carabinieri. Il verbale dei carabinieri è un atto ufficiale, quindi verbale del sequestro dell'auto, del ritrovamento dell'auto. La macchina di Roberta Martucci è stata trovata in via Genova senza chiavi e senza documenti. Verbale di sequestro dell'auto, noi ti consegniamo a tal e tali persone e lo consegniamo senza chiavi e documenti. Ma non solo, ci sarà anche un terzo verbale che è quello del deposito giudiziario dell'auto, della ditta che aveva in custodia la Eccola macchina qua, di Roberta, la eccola qua. ditta Pacella, che dirà riconsegniamo l'auto a questa persona e la consegniamo. Senza chiavi e senza documenti, come ci è stata consegnata dai carabinieri di Gallipoli, la macchina si integra. Non è stato fatto nulla sulla macchina, la macchina non ha ricevuto né nessun altro intervento. Questo è quello che dice il verbale
dove il deposito giudiziario della macchina in cui c'era la macchina di Roberta. Quindi abbiamo tre documenti ufficiali: carabinieri in sequestro e deposito giudiziario. Tutti e tre ci dicono che la macchina è senza chiavi e senza documenti. La signora ci dice che non esiste una copia, un doppio di Ce lo dice quell'auto. la signora, eh? Ce lo dice la mamma di Roberta, La guarda qua, macchina è Roberta, guarda, quindi c'è la sua guarda chiave. qua. La macchina è stata ritirata dal deposito giudiziario. Sì, aspetta, eh. Proprio la mamma di Roberta dice: sono certa che Roberta quella sera ha consegnato le chiavi di casa insieme a quelle della macchina, unite da un anello metallico. Ricordo che l'Audina, quando ha portato la macchina a casa, mi ha consegnato solo le chiavi della macchina. Ho continuato a utilizzare la vettura soltanto con l'unica chiave, senza più mettere quella di casa. Anche adesso non ho più quell'abitudine. Sono altrettanto certa che ho consegnato quell'unica chiave a Negro per la demolizione. All'epoca della scomparsa di Roberta avevamo due chiavi di casa. Una l'aveva Gina, l'altra, come ho detto, era insieme alle chiavi della macchina. E le chiavi della macchina, signori, erano uniche. C'era solo quella copia che aveva Roberta e che è stata poi utilizzata per poter riprendere la macchina. Cosa dice il GIP sul punto? Perché non è convinto di questo passaggio che secondo noi invece è Posso insuperabile? leggere? Posso leggere? Certo, allora dice, allora arrivo subito. C'è un Allora, passaggio sulla possibile modifica del cambio del flutto della probabilmente della certo, sessione. passiamo alla, diciamo anche alla dichiarazione, perché poi noi chiediamo di verificare questo punto, no? E quindi arrivano le indagini del 2018. Ovviamente chi viene chiamato? Viene chiamato il Pacella. custode del deposito giudiziario, il proprietario della ditta Pacella, che vive, cioè in senso all'epoca aveva un'età, adesso ha circa 70 anni, quindi non parliamo di... Questa persona dichiara che sulla macchina non è stato operato alcun tipo di intervento. Eppure il GIP dice praticamente, dice... Cioè, Pacella dice: noi quella macchina, così come ce l'hanno portata i carabinieri, l'abbiamo tenuta, non l'ha toccata nessuno, non abbiamo fatto modifiche di nessun tipo. Si sono Così presentati, avevano l'abbiamo le chiavi, stanno consegnata. sopportando, punto, ok? Non Sì. solamente così l'abbiamo tenuta, così l'abbiamo consegnata. Esatto, così Sì. l'abbiamo consegnata e quelli avevano la chiave e se l'ha sopportata a casa, ma loro non hanno fatto nessuna modifica. Questo dice Pacella e risulta peraltro dagli atti, cioè dai documenti dell'epoca. Uno può anche dimenticarsi alcune cose, ma i documenti danno ragione a Pacella. Sì. E praticamente invece il GIP sul punto dirà che siccome dalla data del dissequestro, che è il 15 gennaio del 1999, è la data in cui è stata data, cioè quel verbale No, della nel ditta 2000, Pacella Isabel, 2000. del 2000, scusatemi, del 2000, e la data in cui è stata riconsegnata la macchina, ossia quel verbale di Pacella, è praticamente il 17 di gennaio, siccome è trascorso un giorno, in quel giorno può essere stato effettuato il cambio del flutto dell'auto. Il verbale di sequestro dell'automobile di Roberta, e quindi quando i carabinieri danno questo verbale alla famiglia, e sono intorno alle 18:30 del Guarda, pomeriggio sono le ed è 18:30 del 15 15, gennaio 2000. sì, Eccolo qua, il 2000, verbale è qua. Sì, ed è il 15 gennaio 2000, è un sabato. Il 16 gennaio 2000 è una domenica. Il 17 gennaio 2000, il giorno in cui viene eccolo qua. ritirata materialmente l'auto di Roberta, è lunedì e sono appena le 9 del mattino. Esattamente. Quindi io sicuramente sarà stato, come dice il GIP, può essere che è stato cambiato il flutto, però non ci è stato spiegato quando. Non solo, Non è, è anche da chi, perché Pacella non ha cambiato niente. Nessuno ha mai detto di aver cambiato il flutto, le chiavi, una quella era e comunque sia l'auto è stata portata via con quella chiave lì, che l'Annunzio riconosce, che la mamma di Roberta riconosce per essere quella che aveva Roberta. il problema è che questa suggestione in cui è stato diciamo trascinato il GIP viene data dai carabinieri che nel momento delle indagini invece di andare
a verificare questa situazione, cioè i militari che hanno eseguito queste indagini, invece di andare a verificare questa situazione, hanno supposto che ci potesse essere stato questo cambio del gruppo di accensione dell'auto e nella loro informativa conclusiva dell'indagine. E questa suggestione è stata colta dal GIP, ma quello che non è superabile documentalmente in questo procedimento è il libretto dell'auto. È il libretto dell'auto, Perché ragazzi. il libretto, ammettendo che possano aver manomesso il gruppo di accensione dell'auto, che si sia fatta un'altra chiave, pur volendo Ma allora, concedere Fabrizio, dobbiamo anche ammettere allora che l'Annunzio ha mentito. Perché doveva mentire l'Annunzio? La macchina è la sua. Lo saprà se c'era benissimo, una chiave o se ce n'erano due, no? Che dici? Roberta, faccio un ragionamento per assurdo per arrivare Sì. a quello che è l'aspetto, diciamo, insuperabile documentalmente. Quel Scusate, libretto. volevo rispondere, scusami Fabrizio, volevo rispondere a una domanda. La macchina, sulla macchina sono state fatte delle analisi che meritavano approfondimento, ma la macchina si è deciso di riconsegnarla indietro. La macchina è stata demolita, ragazzi, quindi quali tracce? È stata demolita quasi, non dico nell'immediato, ma a stretto giro. Quindi Macchina tracce. peraltro che all'epoca era seminuova, È praticamente. seminuova, aveva 2 anni. È stata La demolita. Vai. macchina, l'aspetto insuperabile dal punto di vista documentale è il libretto. Non esiste documentalmente una denuncia di smarrimento di quel libretto, dunque non esiste la prova che sia stato fatto un duplicato. Esiste invece la presenza di copia di quel libretto nelle pratiche di revisione dell'auto, che per essere messe in atto hanno la necessità dell'originale del documento, e della demolizione, che per essere messe in atto hanno bisogno dell'originale di quel No, del rispondiamo alle documento. nostre amiche. Noemi, il libretto era quello originale, assolutamente sì. Esatto. E Margalia è stata demolita col libretto. Col Con libretto. il Ma stata libretto. revisionata, scusatemi. Dunque, Qui c'è poco. revisionata e demolita. Quindi. La circostanza della presenza di quel libretto di nuovo in quella macchina è assolutamente irrisolta. Quello che avrebbe dato dignità a Roberta sarebbe Con stato. libretto, eh? Cioè, Come? vedevo un'azione che diceva una persona ha scritto: per essere demolita ci voleva il libretto. Ragazzi, è stata demolita col libretto originale. Originale, senza nessun È stata problema. La demolita con il libretto decisione della originale. famiglia, la decisione. E Non so, queste Lorella, tu ti ricordi chi circostanze. aveva deciso di demolire la macchina? No, io non c'ero Roberta qui quel Vabbè, tu vivevi a periodo. Bologna all'epoca, per cui non lo sai Sì. chi è stato. No. Comunque, una decisione che hanno preso insieme, comunque sia, perché l'unica che poteva dare l'autorizzazione era tua madre alla Beh, demolizione. Ma tu era la tua. certo. No. Viene anche interrogato quello che ha demolito l'auto, che è la ditta Negro. E Sì. questa persona dice: io mi ricordo che c'era il libretto, cioè che non sono stati problemi, Sì. ma lo dicono anche i documenti della demolizione che sono al PRA, all'ACI, che sono stati verificati. Quindi ci dice anche questo testimone. Sul punto. Il GIP dice che vorrei tenere attendibile una persona di 75 anni che ricorra fatti di 20 anni prima. Quindi dice che si Sarebbe sono Pacella questo praticamente, insomma. sì. Non negro, Anche faceva negro. 70 anni, Cioè, mentre 75. due settantenni che però sono No. perfettamente in linea con i fatti, no, con i Ma documenti negro, no. negro all'epoca aveva nemmeno 60 anni, cioè era No, giovane. ora, no, parla di, il GIP parla, vorrei tenere attendibile una persona di 75 anni, parla di negro, Sì. adesso. Ma impossibile, perché negro è morto purtroppo, che aveva meno Quindi di parla di 60 Pacella. anni. Ok, quindi parla di Pacella. Ok, no, Parla di perché? Pacella, secondo me. Ok. Quella domanda, guarda, di Leonora ci dice: ma visto che la macchina è stata trovata senza chiavi, nessuno ha pensato che a questo che è andato a prendere con l'unica chiave? Allora, all'epoca no, ce ne siamo accorti noi. È stato uno dei motivi di riapertura che abbiamo inserito, perché a noi sta cosa è passata, insomma, è balzata agli occhi. All'epoca, evidentemente no. All'epoca non si sono accorti che c'era un problema grande come una casa con sta chiave e sto libretto. Perché ce n'era una, perché il libretto era originale, perché la chiave era una sola, perché nella macchina, quando viene ritrovata, sta roba non c'è. Eppure Quello qualcuno è che andato a manca. prenderla con queste informazioni, con questa chiave e con quel libretto. E fino a prova contraria, che non c'è, quella era la chiave, l'unica, e quello era il libretto originale.
Mi dispiace per le cifre, ma perché mamma ci ha camminato, eh. purtroppo non possiamo essere d'accordo perché i dati dicono altro rispetto a quello che scrive il GIP, perché il famoso flutto non esiste proprio da nessuna parte, evidenzia che sia stato modificato il gruppo di accensione della macchina. Allora, io ti do un documento che dimostra che invece non è stato modificato un bel niente, che di chiave ce n'era una soltanto, che è stata riconsegnata tra un sabato e un lunedì, quindi di mezzo c'era la domenica, quindi vorrei capire chi è che eventualmente avrebbe cambiato soflutto, non c'è nessuna denuncia di scomparsa del libretto e la chiave quella era, riconosciuta dalla Nuzzo, dalla mamma. Mi spiegate com'è possibile superare questa roba qua? Perché noi non riusciamo proprio a comprendere come si possa superare. Infatti. Quello io comprendo che questa vicenda dal punto di vista processuale è una vicenda di carattere indiziario. È evidente che tutto si ruota intorno ad una serie di indizi e di circostanze che sono anche diciamo scollegate da aspetti di carattere probatorio, però la dignità di un processo avrebbe potuto mettere in evidenza tutti questi aspetti e il tenore comportamentale che si è avuto in questo procedimento, per dare serenità alle parti, per dare serenità alle parti, per dare serenità alla ricostruzione della vicenda, per dare dignità al lavoro di ricostruzione processuale che è stato fatto. E questi vuoti rimangono vuoti veramente gravi, veramente tremendi, se messi poi a confronto con quelle dichiarazioni che nel 2018, nella loro lucida connotazione giuridica, lucida connotazione giuridica, perché hanno una lucida connotazione giuridica, perché quando io mi presento davanti al magistrato e dico di non ricordarmi perché ho detto delle bugie nel 2007, evidentemente sono a conoscenza di non poter riferire diversamente. Dunque, questo fa male, questo fa male. Dal punto di vista giuridico, questo fa male. Il Posso vuoto. leggere cosa conclude il GIP rispetto a queste chiavi e questo libretto? Vediamo che Secondo qualcuno me capito cosa chiede. è quello, cioè si lega a quello che sta dicendo l'avvocato Ferini. Non appaiono poi significative le dichiarazioni rese da Citignola nel corso delle indagini sull'argomento delle chiavi e dei documenti della Fiat Uno. Al di là della dubbia utilizzabilità di quelle dichiarazioni in futuro dibattimento, la questione è stata posta per la prima volta a Citignola il 7 febbraio 2007, quando ha dichiarato che, vi ricordate, che i Sì. documenti gli erano stati dati all'atto di sequestro dai carabinieri e che c'era un doppione. In quella sede gli ha riferito appunto quello che vi sto dicendo. 11 anni dopo, il 13 Eccolo giugno qua. 2018, Citignola ha dichiarato che la macchina è stata rinvenuta senza chiavi, pertanto non c'erano nemmeno all'atto del ritiro del deposito nulla riguardo ai documenti. Quando sono state lette le sue dichiarazioni del 2007 sugli stessi argomenti, Citignola ha risposto: "Non ricordo di aver fatto tale dichiarazione. Tutti sapevamo che la chiave di accensione della macchina era solo una. Detto ciò, non ricordo di aver asserito che custodivavo una copia." La ritrattazione del 2018 riconferma che nel 2007 Citignola aveva riferito circostanze false e errate, ma non è possibile stabilire se egli fosse in malafede oppure avesse risposto ingenuamente e preso alla sprovvista. Del resto, nel 2018 egli sapeva di essere al centro delle indagini e sapeva che proprio la questione delle chiavi nei documenti era quella più compromettente per lui. Malgrado ciò, Ma non Isabel, c'è un esiste. problema che non capisco perché il GIP non l'abbia colto. Quando lui mente la prima volta dicendo che c'era un doppione, è il 2007, lì non è indagato. Ma Lì non è infatti, indagato. cioè, il GIP lo dichiara ingenuo e troppo attenzionato Ingenuo? È alla ingenuo? meticcia e che questo ha fatto commettere questi errori di ingenuità. Questo Ingenuità. è qua. Ingenuità. Però ancora oggi noi non sappiamo come sono andati a riprendersi sta macchina e sta famosa chiave magica da dove è uscita fuori. Ricomparsa Se per insieme questo al libretto la chiesta. originale, i carabinieri dicono non c'è, nell'auto sta roba non c'è. Se per questo non c'era neanche la Altrimenti chi chiusura viene ritrovato? centralizzata e quindi la signora Nuzzo non poteva neanche chiudere la macchina, eh?
Ma non solo, Ma guarda cosa ci dice l'annuncio. La mamma di sarebbe Roberta ci dice che quando, la chiave era una sola, quando. ed era insieme alle chiavi di casa. E quando gliel'hanno restituita c'era solo quella della macchina, ma non le chiavi di casa di Roberta, cioè quelle che usava normalmente attaccate a quella chiave, non parla di una chiave diversa. Quando parlo di dignità del processo, mi riferisco proprio a questo. Il dibattimento avrebbe potuto tranquillamente mettere, diciamo, dinanzi alla risoluzione delle domande, alla espletazione delle domande, tutti i soggetti che sono intervenuti. L'Anuzzo, così come la sorella di Lorella, così come il cognato, tutti quanti avrebbero potuto riferire tranquillamente in aula sulle domande delle parti presenti. E lì si sarebbe potuto vedere veramente la consistenza o Però meno Fabrizio, delle parliamoci chiaro, qui c'è il verbale dell'epoca di Pacella, ok? Della ditta Pacella, che riconsegna l'auto, qui sotto c'è un nome e un cognome, e qui c'è una firma, ok? E non è Citignola. Appunto, Ok? il confronto in aula tra queste posizioni sarebbe stato fondamentale. Sarebbe stato fondamentale. O quantomeno sarebbe stato fondamentale che quel confronto fosse fatto all'interno delle indagini, magari con delle circostanze meno permeabili rispetto a quelle che sono state fatte precedentemente. Ci sono, diciamo, questi sono gli elementi, cioè il nucleo centrale, no? Però poi ci sono tanti altri aspetti che li abbiamo sempre detti, sono agli atti, il biglietto, Eccolo per qua. esempio, no? Questo che l'abbiamo anche inserito oggi diciamo, nelle slide, questo biglietto arriva 2 giorni dalla scomparsa di Roberta, sempre quel famoso 23, praticamente. È sempre il 23 agosto del 1999, lo stesso giorno in cui Citignola spontaneamente si reca dai carabinieri per fare delle dichiarazioni, Questo dicendo ho biglietto visto dove il display Rory, lei rispondeva Rory, bla 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 del cellulare, per dire poi che in realtà lì non c'era lui in quel momento. Quindi, ripeto, l'analisi delle dichiarazioni di questa persona nella linea temporale a noi ha destato tantissime domande e ancora quelle risposte non le abbiamo trovate soddisfacenti. Quindi mi spiace per il signor Citignola se ritiene che queste domande siano in qualche modo fastidiose, ma noi continueremo a farle finché non avremo una risposta. Non so, potrebbe anche essere lui a fornircela. Noi siamo ben lieti voglia. Certo. e siamo a disposizione anche per un confronto, magari pubblico, col Citignola. E anche con altre persone, perché noi ci auguriamo davvero di avere quel confronto, perché in una situazione di questo tipo rimanere con dei sospesi, con delle domande abbozzate, risposte improbabili, non fa bene a nessuno, tantomeno a lui, tantomeno a Magari. lui. Ma noi non andiamo alla ricerca di un colpevole, noi andiamo alla ricerca della No, verità. però andiamo alla ricerca di risposte coerenti, però, quello No, sì, andiamo alla quello ricerca sicuramente della stiamo cercando, verità. ed è anche legittimo perché è sparita una ragazza giovanissima, nel fiore degli anni, una brava ragazza che peraltro ha subito anche diffamazioni di ogni genere, si è cercato di far credere che fosse una poco di buono, che si fosse allontanata per celare chissà quale segreto inconfessabile. Cioè, Roberta è stata uccisa tante volte in questa storia, tante volte. Noi siamo certi che sia un omicidio. Qualcuno prima lo chiedeva, come fate ad essere sicuri che sia un omicidio? Siamo sicurissimi che sia un omicidio. Non Ma su abbiamo tutto dubbi che sia un sicura omicidio. anche la procura. L'unica cosa che ci avvicina alla procura è questa certezza anche della procura che si tratti comunque diciamo, di Di un un sequestro omicidio. di persona con soppressione di cadavere, con uccisione conseguente soppressione di cadavere. Quindi su questo punto diciamo, siamo molto, molto sicuri che Roberta non ci sia più, ecco. Noi abbiamo dato tante indicazioni alla procura perché quando noi subentriamo non c'è minimamente tutto questo. Cioè noi subentriamo nel 2015 con ancora la storia delle amiche. Cioè nel Esatto. 2014 praticamente sì, infatti, perciò noi diciamo che comunque siamo disposti ad un confronto anche diciamo, pubblico con il signor Citignola. Noi abbiamo sempre detto di non voler trovare un colpevole a tutti i costi o il colpevole per forza, però l'unica cosa che avevamo chiesto in questa riapertura delle indagini è
e di fare chiarezza su una serie di aspetti. Noi lo ripetiamo più volte in varie istanze, perché non presentiamo solo quella di riapertura delle indagini, presentiamo anche quella del ritrovamento del biglietto, perché durante una conferenza stampa nel 2018, quindi le indagini sono aperte, praticamente sono riaperte da un anno, quasi. Noi per un anno non diciamo nulla a nessuno. Teniamo questa informazione come strettamente riservata, per poi, ad un certo punto, quando i tempi ci sembravano maturi, decidere di fare una conferenza stampa e dichiarare la riapertura ufficiale delle indagini che si rivolgevano alla scomparsa di Roberta Martucci. In quella sede ci sono tantissime testate giornalistiche, c'è la famiglia Martucci per intero e anche Citignola. Noi praticamente facciamo un'analisi psicolinguistica, non soltanto di questo biglietto che arriva a 2 giorni della scomparsa di Roberta, che dice: "Ciao, sono Roberta e voglio dirvi che sono viva", ma facciamo una serie di osservazioni, le fa la dottoressa Bruzzone, di psicolinguistica, inerenti anche altri fax che sono arrivati alla procura e che sono arrivati con una puntualità sistematica, ossia ogni volta che qualcuno della famiglia veniva sentito dalla procura, alla procura arrivavano dei fax che indicavano sempre le piste di Gallipoli. E quindi abbiamo pensato che dietro a questi fax, dietro questi bigliettini, ci fosse una sola mano. E Roberta cambia vita, cambia vita, cambia vita, sta bene, si farà sentire lei, non vuole essere cercata. Oppure, in merito alla scomparsa di Roberta, io voglio dirvi che Roberta oramai non c'è più. Cercate le amiche di Gallipoli, sbattetele in galera, vedrete che parlerà. Più o meno questa è la sintesi del fax. E noi praticamente in quella conferenza Sì, me lo stampa sto diciamo, mostrando, Isabelle, lo sto sì, proprio mostrando. diciamo praticamente che questi fax, secondo noi, sono fatti da un'unica persona, c'è un filo conduttore, e che le nostre indagini erano andate verso un uomo. Noi per la prima volta nel 2018 parliamo di un uomo vicino alla famiglia. Ricordiamoci che fino all'anno prima si parlava sempre delle amiche. Quindi facciamo questa conferenza stampa che Lorella, sempre. cosa salta fuori dopo la conferenza stampa in merito Ecco, proprio a questo biglietto qui? Ciao, praticamente. sono Roberta, voglio dirvi che sono viva. Peraltro, biglietto che viene trovato nella cassetta delle lettere della sorella di Citignola. Sì, no, in quella circostanza sono io che chiedo, facendo finta di non sapere ovviamente, ho chiesto, ma dove è stato trovato poi questo biglietto? E lui mi disse che era stato trovato nella buca lettere di sua sorella. Allora che io ho detto, ma perché proprio lì? Dico, cosa c'entra tua sorella? E lui ha detto, no, vabbè, ma quello sono stati i bambini. Ho detto, i bambini? Dico, ma mo da che cosa salta fuori sta cosa? Dice, sì, sono stati i bambini. Dico, ma scusa, perché non l'avete mai detto? Ha detto, sì, come l'abbiamo detto? L'abbiamo detto anche a mamma, cioè a mia madre. Io ho chiesto a mia mamma e mia mamma non sapeva nulla. Guarda che a me non è stato Scusa, mai c'è un detto. problema. Sta roba qua è stata portata ai carabinieri. Il biglietto Addirittura del 23 trovato portava, il cioè, la 23 cosa che mi ha fatto. agosto, questo qui, ciao, sono Roberta e voglio dirvi che sono viva, che poi questo signore a te dice no, ma l'hanno scritto i bambini. Sì. Questo è stato portato ai carabinieri il 23 Sì. agosto. Esatto, e io infatti ho detto: ma come mai allora questo biglietto è stato in piedi per tutti questi anni nei fascicoli come se fosse vero, no? Nel senso, ma no, dice, noi siamo andati dai carabinieri a smentire dicendo che sono stati i bambini. Sì, ma non c'è un verbale, non c'è nulla di tutto questo, Non non c'è. c'è niente, non Noi c'è un almeno noi verbale. lo abbiamo trovato, devo No, dirti. ma non. L'abbiamo guardato con una certa attenzione, insomma. No, Isabel, non ci Assolutamente. risulta che ci sia un verbale dove lui dice: no, guardate, ci siamo sbagliati, questo biglietto l'ha scritto i bambini. No, assolutamente. Lui lo Se è l'unica copia, ribadisce. anzi, se è l'unica copia, lo invitiamo a fornircelo. Sarebbe No, veramente importante, perché a noi non ci risulta proprio un verbale dove lui dice: no, guardate, che ci siamo sbagliati, l'hanno scritto i bambini. Non ci risulta. Se ce l'ha lui, magari ce lo fa avere, potrebbe essere una cosa importante. dico anche di più. Lui non solo dice che asserisce di averlo detto, ma indica anche l'inquirente a cui l'ha detto. Questa cosa nel 2018 lui la ribadisce.
E nel 2018 viene chiamata la persona che lui indica come quella a cui era andato a dire questa cosa. E questa persona dice: io non me la ricordo, non mi è stata mai detta, altrimenti sarei sbagliato. Beh, direi anche perché un biglietto ritrovato il 23 di agosto, cioè 72 ore dopo la scomparsa, repertato e messo agli atti. Fosse stata una informazione farlocca, immagino Vabbè, che è stata avrebbero chiamata trovato anche una traccia, grafologa a no? fare la consulenza, su questo Esatto, biglietto. esattamente. Per quello ti Ok. dico che probabilmente, io non lo so, lui da cittignolo da cosa trae questa certezza di aver poi in qualche modo dato atto che si trattasse di uno scherzo, almeno un'opera di bambini, ma agli atti non risulta proprio che lui abbia fatto questa cosa, cioè che ci abbia detto guardate che questo biglietto mio è farlocco. Per anni è stato considerato un biglietto affidabile. Salta fuori questa circostanza durante la nostra conferenza stampa, subito a ridosso della conferenza stampa nel 2018. Cioè, 2018, parliamo di un biglietto del 23 agosto 1999, vent'anni prima. Ok. Sono Fatto trovare, peraltro, nella cassetta delle lettere della sorella medico di Citignola. che dovrebbe essere a sua volta, insomma, la sorella del cognato di Roccia. Era anche illogico andarla a pensare, infatti noi ce l'abbiamo chiesto agli inquirenti, cioè, ma come mai è stato ritrovato lì quel biglietto? Ancora prima di sapere che il biglietto è stato scritto dai ragazzi, noi nella nostra istanza di riapertura, uno dei punti, dei 17 punti della nostra istanza di riapertura dell'indagine che è stata formulata con una trentina di pagine, in uno di questi 17 punti c'è proprio il punto in cui noi ci chiediamo e chiediamo agli inquirenti, ma guardate, verificate, che qualora fosse Roberto, qualcuno che voleva male a Roberta, ma perché doveva andare nello studio professionale della sorella del cognato di Roberta a praticamente mettere questo biglietto? E poi invece ci siamo spiegati il perché, perché ce l'ha detto lui nel 2018. No, nel 2017, quando abbiamo formulato l'istanza di riapertura, l'abbiamo indicata questa come stranezza. Erano i nostri punti chiave. E infatti, anche su quel punto, come vedi, non ci eravamo sbagliate. Io non credo neanche sugli altri, ti dico la massima, con la massima onestà intellettuale, insomma, non per presunzione. Però, ripeto, le risposte che abbiamo ricevuto non ci hanno convinto e di depistaggi ce ne sono stati più di qualcuno, perché, ripeto, questa è una vicenda, la famosa voce, la famosa telefonata, ne vogliamo parlare? Anche questa è una telefonata molto particolare, Isabella, eh? Dove anche lì, dopo un po', anche lì con una tempistica quasi a orologeria, salta fuori una telefonata che dice che Roberta è viva e A Milano, che cioè si sta Roberto, cioè pubblicando ogni attualmente. tanto arrivavano questi input agli inquirenti che andavano a verificare e arrivavano sempre dalla stessa persona e questo faceva perdere tanto tempo. E una cosa che voglio ribadire è che nessuno sa che in questa indagine, per via di queste intromissioni, chiamiamole così, intromissioni, sono stati addirittura ascoltati personaggi di spicco della malavita, diciamo. Non solo salentina, ma anche calabrese. Sono stati sentiti pentiti. E come si fa? Cioè, nel senso, vuol dire che questa persona comunque riusciva ad operare bene e riusciva ad essere, diciamo, molto, a dare degli input, ma lui li aveva lui stesso. Magari qualcuno gliel'aveva dati questi input, come questa persona dice, però poi. In realtà di tutta questa attività nella nuova indagine non abbiamo trovato neanche una domanda. Cioè, rispetto alla pista dei festini, perché si è andata a raccontare? Rispetto alla pista della Calabria, perché c'era pure una pista in Calabria, rispetto a Roberta a Milano, di queste dichiarazioni non è stata fatta neanche una domanda. No, non solo. Poi a un certo punto succede una cosa, no? Certo. Succede una cosa abbastanza particolare. Lui viene interrogato Sì. e poi, diciamo, viene anche intercettato. Ci sono queste intercettazioni con la moglie che sono molto interessanti. Allora, eccole qua. Aspetta, così le leggo un po' meglio. Eccole qui. C'è un'intercettazione ambientale in particolare molto interessante dove alle 3
e 3 Certo, dove del praticamente del 14 giugno Sì, 2018 esattamente. in Giugno del macchina, 2018. 18 in macchina. Lui dice, Dal punto di stanno parlando lui e la moglie, ok? Lui dice alla moglie, mai sia dovessi affrontare la COSU, un processo, io mi uccido. Io la vergogna non me la prendo da innocente, mi tolgo subito la vita. La moglie dice, Donato, non scherzare. Lui risponde, ma stai scherzando davvero? Una umiliazione del genere? Senza che fai niente? Dopo che ho perso la vita? Uno se n'è andato in Svizzera, l'altra incinta, ed io sboccavo il veleno a destra e a sinistra e adesso mi trovo indagato? Stai messo in brutte acque? Chi è che glielo dice? Stai in brutto, stai messo in brutte acque? Ha detto il colonnello. Mi dispiace, sembri un bravo ragazzo. Mi ha detto, ma stai combinato male, male, male. Poi non so, c'è una dichiarazione mia nel 2007 alla Mignone, il PM del caso, alla caserma di Ugento, che io ho confermato, che sono andato io a prendere i documenti, che ci hanno dato i documenti i carabinieri e che avevano un'altra copia di chiave, quello che vi avevamo mostrato prima. E la moglie, e chi l'ha detta questa cosa? E lui, io nel 2007. E perché non te l'ha mostrata? L'avevano? Certo, pure firmata. E la moglie. Cioè, il senso qual è? Dovevi dire che stavi al mare. Se non stavi al Cambia tutto il mare, cioè, discorso. non sarebbe stato meglio per te? Non ho capito perché dovevi dire che stavi al mare. La testimonianza mia, la testimonianza tua. Chi a confronto nuovo? Mi sembrano dei passaggi interessanti, amico. Qua Roberta, c'è un ulteriore elemento che non è stato colto. C'è una dissimulazione. Nel momento in cui i due che conversavano avvertono che stanno discutendo in un luogo nel quale si può essere intercettati, verosimilmente quando uno viene messo a parte Beh, di essere sono in indagato. macchina, facilmente in macchina gli ambientali se No, sei indagato sono in macchina. ma quando uno viene informato di essere indagato, presuppone anche di poter essere intercettato, no? È la dissimulazione della conversazione all'interno di una conversazione tra soggetti intercettati è evidente che avviene su quell'argomento. La Certo. dissimulazione della conversazione, perché dal momento in cui l'indagato parla della dichiarazione del 2007, cioè di aver che il colonnello lo informa del problema della chiave, è la moglie che cambia argomento. Dovevi dire che stavi al mare, dovevi dire che stavi al mare, che non ci azzecca niente, Sì. ci No, non azzecca c'entra con proprio niente. le dichiarazioni fatte il 23 agosto del 2000, del 99, cioè quando lui si autocolloca al Esatto, mare. è un'altra circostanza. Lei lo porta su un'altra circostanza perché lui è È una molto dissimulazione. agitato. Lui in quell'intercettazione, Fabrizio, lui in quell'intercettazione è molto agitato. Quando gli dice il colonnello mi ha detto che sono messo molto male, lui è molto agitato. È È l'Audina che certo. lo porta su un altro argomento che non È c'entra certo. niente. È la C'è moglie. una dissimulazione chiara della conversazione. Se Beh, avessero, se quantomeno fossero. è come se uno ti risponde picche e tu rispondi cavoli, cioè sta parlando di un'altra cosa e dovevi dire che stavi al mare, cosa c'entra? Lui gli sta dicendo il discorso della macchina e dei documenti e della chiave. Dice stai messo molto male in relazione a quella dichiarazione, lui lo dice chiaramente. E lei invece lo riporta su un altro piano completamente diverso, che obiettivamente salta agli occhi, insomma, che c'è un passaggio un po' particolare lì, no? Salta agli occhi, evidentemente perché, come abbiamo letto dai documenti processuali, chi ritira la macchina formalmente non è Cidignola, ma è l'Audina Eh no, Marcucci. certo, la macchina la ritira, ora qui ve lo coperto, Cioè, giusto, un discorso sono di sempre privacy, documenti, però perché ci sono anche i dati personali, però il sottoscritto è l'Audina, qui c'è l'Audina. sono sempre documenti processuali, Documento permettimi. di, sì, per carità, ma giusto per un discorso anche di rispetto che ci sono anche dei dati personali, magari insomma quelli possiamo evitare di fornirli, insomma, almeno mi sono posta il problema di tutelare comunque i dati personali di queste persone, al di là del fatto che siano dati pubblici ormai. Però questo è il verbale che vi sto mostrando adesso a schermo, è quello che fa
diciamo, la rimessa, il custode che riconsegna l'auto che ha questa targa all'Audina. Quindi chi si presenta materialmente a riprendere l'auto è l'Audina. Ok? La moglie di Citignola, la sorella di Roberta. Certo. Ok, Che non, quindi cioè. che è ascoltata non sa ricostruire la presenza del libretto o di Sì, ma quant'altro. guarda qui, cioè alla luce di questa circostanza, sta intercettazione è ancora più strana. E certo, quello che i vuoti che dovevano essere colmati, che potevano essere colmati, sostanzialmente sono questi. Cioè, sono questi e poi c'è il discorso che appunto la mamma di Roberta dice di qua di chiavi della macchina una ce n'era ed era di solito insieme alle chiavi di casa che usava Roberta e chi usava la macchina usava quelle chiavi lì. Poi c'era un'altra coppia di chiavi che aveva lei, ma che chiavi di casa, della macchina c'era solo quelle e lei gli viene istituita solo la chiave della macchina, che quella è e quella è rimasta. Non c'è atto da nessuna parte che dimostra che è stata fatta una copia o che è stato cambiato il blocchetto dell'accensione. Il flutto da nessuna parte. Pacella dice non è stato cambiato niente, noi non l'abbiamo toccata la macchina, è stata demolita così com'era col libretto originale. Perché i carabinieri avrebbero dovuto mentire quando hanno dissequestrato l'auto o quando hanno fatto il rinvenimento? Perché se c'erano queste informazioni loro peraltro abbastanza banali, insomma, cioè che ti attenderesti che il libretto ci sia in un'auto, no? A meno che, insomma, non ci siano circostanze straordinarie, ma normalmente il libretto è nell'auto. In questo caso non c'era né libretto né chiave, lo scrivono loro. O diamo per certo che questi carabinieri proprio fossero completamente confusi, ma per quale motivo? Descrivi una cosa abbastanza anche sintetico e verbale, eh? Cioè, quelle informazioni sono, non è che ci stia a girare tanto intorno. Nel frattempo mi sa che ci siamo persi, Isabel. Boh, che sta succedendo? Ci siamo persi anche Fabrizio. Boh, si vede che avranno qualche problema di connessione. Quindi, Lorella, al netto di tutto questo, tu ti sei sentita con le tue sorelle dopo l'archiviazione? Ma Cosa c'è da dire? no, ma no. Cioè io sono sempre isolata, Roberta. Cioè io sono mai isolata da tutti. No. Anche tua Isolata madre da non l'hai tutti. sentita dopo Ma l'archiviazione? no, assolutamente. Ma non zero proprio. Niente. Proprio zero. Loro cosa sono Quindi. convinti? Che tu ti fermerai, che noi ci fermeremo, perché è una pia illusione. Assolutamente, Allora, la cioè. storia di Roberta la continueremo a raccontarla. Stiamo anche ragionando, come sai, perché penso che Isabetta l'abbia detto in un libro dedicato proprio a Roberta, in modo tale che resti proprio imperitura nella memoria questa vicenda. E qualche carta in tavola, però qualche carta da giocare per una, diciamo, per una prosecuzione della vicenda ce l'abbiamo. Quindi non la stiamo a svelare qui stasera. Per ovvie ragioni, però l'idea è quella di continuare a insistere, perché le risposte che ci hanno fornito non sono assolutamente coerenti con i dati che sono nel fascicolo. Quindi Non a me, voglio dire, io posso rispettare la decisione del GIP che mi dice, guarda che può essere che la chiave in realtà fosse un'altra, ma in realtà ce lo deve dire lui però, se è un'altra. Non è che basta dire, guarda che potrebbe, perché potrebbe No. proprio no, anche no. Eh Gli no, ma elementi che ci no. sono aliati dimostrano che non potrebbe essere un'altra chiave. Ma no. E quindi noi andiamo in quella direzione, cioè dimostrami tu che poteva essere una chiave diversa. Perché fino a Esatto. prova contraria è quella l'unica chiave che aveva quella sera Roberta. E quindi chi aveva in mano quella chiave, secondo noi, è una persona collegata alla scomparsa di Roberta. Gioco forza. E le risposte che ci dà questo GIP non ci soddisfano perché non ha dimostrato che effettivamente sia una chiave diversa. Fosse una chiave diversa, ci fermiamo. Per amor di Dio, vuol dire che evidentemente non c'entra niente questa situazione, ma tutti gli elementi che abbiamo ci dicono che quella è la chiave che aveva usato Roberta per quella sera prendere la macchina e che non ci sia un'altra chiave. E chi aveva quella chiave, a nostro modo di vedere, è legato alla scomparsa. Il GIP ha dato delle risposte che non sono coerenti con gli atti che sono nel fascicolo. Ha fatto delle. In qualche modo ha ipotizzato alcuni scenari che non sono però realistici in base agli atti. Allora, caro GIP, tu sei convinto che abbiano cambiato il flutto? E beh, ce lo devi dimostrare però. Perché gli elementi che abbiamo agli atti ci dicono che non è come dici tu. Chiedo scusa, Queste sono un circostanze, non momento. sono chiacchiere, Certo. eh? Oh, Fabrizio.
siamo Sì, no, sicura. assolutamente, Questo è il problema. Cioè, se assolutamente. dobbiamo ragionare su dei fatti, ragioniamo sui fatti. Noi non è che insistevamo sul rinvio a giudizio perché dovevamo trovare a tutti i costi un colpevole. Noi volevamo avere modo di confrontarci nelle debite sedi, quelle giudiziarie, davanti a un giudice terzo, per avere delle risposte coerenti, che non ci sono state date. Che non ci sono state date né dall'inchiesta né dal GIP. Io comprendo, è un caso datato, sono passati tanti anni, quello che ti pare, ma i documenti ci stanno, Gli atti, quelli sono. Non è cambiato granché. E non puoi pensare di dirmi, ma magari hanno cambiato il flutto, ma lo devi dimostrare che hanno cambiato il flutto. Fino a prova contraria non l'hanno cambiato. E quindi è un problema molto serio questo. Tutto qua. Nessuno si sogna di insistere. Se ci avesse, se Jeep ci avesse smontato tutte le nostre elucubrazioni, vabbè, ci siamo sbagliati, ci dispiace tanto, vabbè, abbiamo fatto un approfondimento. Ma non è così, siamo rimasti esattamente con gli stessi 17 punti dell'epoca. Non abbiamo ricevuto nessuna risposta coerente. Ancora ci fidiamo di una persona che nel corso degli anni ce ne ha raccontate tante di cose molto diverse tra loro, no? A chi dobbiamo credere? Questa è la vera domanda. A chi dobbiamo credere? E oggi comunque ancora noi non abbiamo un posto dove andare a piangere, Roberta. Io continuo a credere nell'evidenza documentale. Io credo solo in quella, figurati. Dopo tanti anni su questo pianeta e altrettanto, insomma, è parecchi anche a fare questo lavoro, ti dico che de delle persone mi fido sempre meno. Sempre meno. Mi fido molto di più delle tracce e delle affermazioni, insomma, carta canta. E qui di carta ce n'è quanta ne vuoi che canta. È un concerto proprio, ma polisinfonico. Quindi, ripeto, la mare in bocca ce l'abbiamo, sì, sicuramente sì, amici, non facciamo difficoltà ad ammetterlo. Perché Assolutamente. riteniamo che la pista da noi indicata non sia quella sbagliata, che quantomeno debba essere ancora approfondita. E che siamo convinti che lo debba essere e ci spenderemo in questa direzione. Ci vorrà il tempo che ci vorrà, non importa. La storia di Roberta continueremo a raccontarla. Ci sarà un libro perché Fabrizio, insieme a Isabel, stiamo lavorando anche a questo. Vogliamo che la storia di Roberta non si disperda. Non so se riusciremo mai a risolvere questo caso. No, a nostro modo di vedere, abbiamo idee molto chiare sul punto, ma non so se riusciremo ad arrivare a una, diciamo, verità processuale. Ma certamente di Roberta non, nessuno si dimenticherà. Questo possiamo promettervelo e possiamo prometterlo a Lorella. E questo non ce lo può impedire nessuno, diffide comprese. Quindi, cioè, se qualcuno ha in mente di continuare a mandare diffide, sappia che esiste ancora un diritto di critica in questa travagliata Costituzione che ci governa e che, stando allo stato degli atti, che ormai sono documenti pubblici, possiamo raccontarle come questa storia lo faremo. Quindi se ne faccio una ragione. Se non se la farà, Certamente. ci incontreremo in altre sedi, insomma. Certamente. Ah, magari in quelle sedi potremmo discutere, no? Ah, ma noi non vogliamo. Guarda, per certi versi non sarebbe molto divertente incontrarsi in quelle sedi, a prescindere da qual è lo spunto. Guarda che Magari, qualunque sia lo spunto verrebbe molto velocemente trasformato in un processo diverso, insomma. Questo ci ho magari messo se, intorno. magari un'aula ce la regalano, insomma. Chissà, poi da lì vedremo cosa ne faremo noi di quell'aula, insomma. È chiaro. Male non fare, paura non avere, me lo insegniamo a mia nonna, insomma. Io ho sempre creduto che questo sia il vero diktat che governa le mie azioni, insomma. Qui c'è una ragazza scomparsa e uccisa nel 1999. Non abbiamo nessuna intenzione di mollare la presa, questo ve lo dico con la massima onestà intellettuale, nessuna. E non so se stasera si è capito, insomma. Ci sono risposte che vogliamo ottenere, qualcuno ce le dovrà dare. Ce le daranno nelle debite sedi o ce le daranno a un tribunale assai più spietato che quello mediatico, dove non arrivano mai innocenti. Quindi Speriamo. vediamo qual è il discorso. Cioè, noi vogliamo delle risposte. Le carte non ce le hanno fornite, il GIP nemmeno, la procura tantomeno. Vorrei capire oggi se qualcuno mi sa dire quella chiave, che chiave era, perché agli atti l'unica chiave che esisteva era quella lì. C'è un'altra chiave? E me lo dovete dimostrare però. Perché
Perché io ve l'ho dimostrato che non c'era un'altra chiave. Mostratemi voi che ce n'era un'altra. Altrimenti non ci fermiamo. E per noi quello è un dato insuperabile, insuperabile per quello che ci riguarda. Atti alla mano. Avete degli atti diversi? E allora tirateli fuori. Perché noi non ci fermiamo. Ok. Sabella è scomparsa. Elisabeth è scomparsa. L'hanno boicottata gli hacker russi. No, io avevo avuto un problema con il PC, mi ero reso conto che non fosse collegato e si Ah, era ok. scaricato. Immagino Va forse bene. che sia la stessa Fabrizio, cosa. volevi lasciare un ultimo messaggio per chi ci ascolta? No, io sono molto, diciamo, l'amarezza avvertita nella lettura dell'ordinanza di 15 giorni fa, si è tramutata in una forma di serenità una volta che abbiamo preso coscienza anche al confronto di quest'ultimo elemento giudiziario, che gli elementi che noi abbiamo posto all'attenzione sono ancora dei vulnus investigativi, e su quelli avremo la predisposizione di ragionare, di Certo. lavorare fin Ancora. Certo, quando avremo forza, insomma. ripeto, hanno i documenti che ci dicono che c'è un'altra chiave e ci fermiamo, eh. Ce li producono, li valutiamo, evidentemente ci siamo sbagliati, ci dispiace tanto, ma fino a prova contraria gli elementi ce li abbiamo noi che un'altra chiave non ci fosse. E le chiavi non è che si formano da sole magicamente, eh. C'è un'altra Così chiave di quella come macchina e allora bisogna che ce lo dimostrare. anche il libretto, la stessa cosa. Un'altra chiave, c'è un altro libretto, ce lo dovete dimostrare, perché quello che ci riguarda a noi, quello era l'originale e quella era l'unica chiave. Dimostrateci il contrario. E di lì non se ne esce, perché E non se quello. ne esce da qua, c'è poco da fare. O ci dimostrate che c'era un'altra chiave, con tanto i documenti in cui è stata prodotta, richiesta e prodotta, e un altro libretto originale, richiesto e prodotto, o stiamo sempre qua. Perché agli atti, i documenti che ci sono, provano che non ve ne fossero altre. Non c'era un altro libretto, non c'era un'altra chiave. E allora un bel problema. Un bel problema. Io vi lascio con questa bella foto di Roberta, perché Che mi bella, Chiara, bella, bella, aspetta che mi ricordaste di lei, insomma, bella, che bella, una questa bella ragazza ragazza, una veramente bella ragazza. era una ragazza meravigliosa, piena di Guarda, vita, noi tutte unita, sorelle siamo tutte piccoline, no? Lei era la più alta. Dicevo, guarda quanto è cresciuta Roberta, perché per un periodo ha fatto pallavolo, gli piaceva lo sport, era molto sportiva, gli piaceva il tennis. Veramente, guarda, una ragazza stupenda. Stupendo. non meritava una fine del genere. Assolutamente no, gli hanno stroncato la vita, 28 anni, guarda, è una cosa assurda. Qualcuno si è preso il diritto di togliergli la vita e questo non passa, questo non deve passare, non mai, mai, non Non deve passa, passare, Lorella, non passa. Noi non andiamo deve avanti. passare. Ripeto, non so se riusciremo a darle giustizia e una degna sepoltura, che è il nostro obiettivo principale, ma di sicuro faremo in modo che la sua storia non venga dimenticata. Questo te lo posso Come minimo, e delle risposte sono dovute assolutissimamente. dire. Soprattutto risposte che hanno una base oggettiva. Okay? Ovvio, Noi, ovvio, diciamo, di ovvio. ipotesi o di teoremi non ci bastano più, adesso vogliamo risposte concrete. Certo. Noi abbiamo fornito elementi concreti, ci aspettiamo risposte concrete. Andiamo avanti, vediamo che succede. Andremo avanti, ragazzi, andiamo avanti, perché questa, secondo me, è un'inchiesta che può essere approfondita, e quindi con la massima fiducia nella giustizia continueremo a chiedere e a fare domande. Ok? Ok. Bene, Fabrizio, hai qualcosa da dire in finale? Così salutiamo i nostri amici. No, vi saluto, vi ringrazio per il viaggio che stiamo facendo insieme, e alla prossima. Benissimo. Amici, buona serata, ci vediamo domani, altro appuntamento, domani, sabato e anche domenica con la nostra Crime Week, ci sono altri tre appuntamenti. Poi da lunedì ricominciamo con il nostro ciclo solito di
di 2 puntate a settimana, il lunedì e il giovedì, però ancora domani, dopodomani e anche domenica dei webinar veramente molto particolari dedicati proprio al mondo delle scienze forensi e criminologiche. Quindi vi aspettiamo domani. Sulla nostra pagina troverete tutti i vari aggiornamenti. Buona serata a tutti, grazie per averci seguito. Ciao, buonasera. Buona serata. Ciao.